Ragazzi, ciao amici, mi sento adesso, ragazzi, ok, ciao Sunlardert, ciao Stream Elements. Allora, condividiamo la live, amici. Ciao, ciao raga. Ciao, Charder. Bella Loki. Grandi ragazzi, come state? Sto condividendo la live su Cellaros. Ciao amici grandissimi. Allora ragazzi, ringrazio tantissimo GBR che mi ha fatto la sub 2 mesi, grazie amico mio, e andiamo avanti a fare qui. Allora, sharderino, facciamo subito. Allora, il volante penso di averlo sistemato, ragazzi, eh. Uè, frac! Ciao amico mio. È vero. Io ero sempre presente più o meno, diciamo, alla sera, comunque, però bene, dai, qualche sera ho fatto anch'io qualche live in famiglia piuttosto che fare la live, insomma, live in famiglia è bellissima. È vero, amico mio, quanto tempo, dai, stasera giochiamo un po', ci divertiamo. Allora, io stavo aspettando l'amico Sharder e Kevin per fare ragazzi il ero al mare e non riuscivo a collegarmi perché sennò finivo i giga. Certo frac, è stato bene, hai fatto solo che bene, però appena sei tornato a casa sei entrato, grazie amico mio, grande, hai fatto solo che bene, eh? Attenzione ragazzi, solo che bene, bisogna staccare ogni tanto, eh? Io ho staccato un po', domani vado in montagna, ho fatto delle giornate veramente fiche. Solo l'anno prossimo farò, penso, 15 giorni al mare giù. Quest'anno avevo altre robe da fare, quindi ho optato per fare questo. E quindi, amici miei, adesso incominciamo. Guarda, io ti dico proprio la verità, amico mio. Io stacco già da tutto quando mi metto sul mio volantino insieme a voi alla sera e quindi già tra parentesi mi riposo e mi rilasso così, però sai, comunque una volta l'anno bisogna comunque staccare un po', eh. E niente, adesso io non ho sentito il mitico Sharderino, dirmi se facciamo. Ah, ok, arrivo, vedi? Allora, Formula 1 Live, carriera, singolo, multigiocatore, hub giocatore. Io devo cambiare. Impostazioni, comandi, facciamo, va bene ragazzo mio, io vado a fare una livettina, ok, ciao amico, ok, quindi Logitech, vediamo se è tutto. Ciao Loki, ciao, alla prossima. Allora, qui è tutto standard. Reimposta prova.
Allora, prova tasti. Ah, vibrazione force feedback, forse è qui. Ok. Ma come frizione? No. Frizione è frizione. Ah. Il cerchio, che cos'è? No, forse questo qui. Cerchio. No, no, esatto, questo qui, quadrato. Comandi vocali me ne sbatto anche niente. Dai, ma sei serio che devo per forza mettergli un... Lascialo senza, ti dissocia. Allora, accelera, freno, accelera, perfetto, destra, sinistra, pausa, marcia, sotto, frizione, freno a mano me ne sbatto anche. DRS cerchio, ok. Ok, stiamo usando drums, vediamo un attimo di provarlo. Poi appena arriva Kevin e Sharder. Kevin, amico mio, ti stiamo aspettando per andare avanti a fare la Lega, vieni. Ciao Davide! Come stai, Davide? Allora, guarda qua Davidino che ho sistemato il pedalino. Facciamo un Canada, dai, sì, tanto gli stessi. Devo solo provare a vedere. Sicuramente sarà con l'acqua. Mi sta caricando. Grande, bella Davide. Come estandes. Allora, pista. Asciutto. Conferma impostazione. Ok. Volume basso della TV, sennò mi dà fastidio. Ok, ci siamo. Devo mettere... Grande Davide. Devo mettere le impostazioni, dovrebbero essere qui, aiuti, cambio manuale. Andiamo. Davide, anche tu ce l'hai, eh? Potresti entrare a giocare nella nostra lega, volendo, eh? Ho risolto, credo proprio alla grande, ragazzi.
Grande Davide. Ah, c'è la partita stasera. Bene, allora ci sarà poca gente. Ciao amici e amiche di Twitch, come state ragazzi? Ma intanto che arriva Sharder, facciamo un po' di giri. 31.000 in classifica. Vabbè. Ci sei? Perfetto. Puoi sentire Kevin sul gruppo, vedere se c'è. Comunque a me sembra di aver risolto il problema, il pedale. Non lo vedo più. Perfetto, allora cominciamo noi, eh? Oh, 20.000! Raga! 20 millesimo, niente male, eh? Cioè, beh, c'è 20.000 persone davanti a me, però direi che non è malvagio. Oh, 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 non hanno resettato il pass, vero? No, forse penso di no, spero di no. Multigiocatore, no. No, infatti devo arrivare al 30, volevo arrivare al 30. Ok, multigiocatore no. Singolo no. Carriera no. F live. Non mi ricordo più come si fa il team. Ho un vuoto di memoria. Leghe, multigiocatori leghe. Ok, ok, ma oh, come applica penalità in griglia? Prossimo evento. Partecipa alla sessione. Sharder c'è, via. Quindi poi entra Soul Killer, che adesso è la IA, e anche Andrea. Avvia sessione. Ok, penso che possiamo andare. Kevin mi ha risposto adesso. Ok, vieni Kevin, abbiamo appena iniziato. Se vuoi usciamo un secondo e la rifacciamo. Tu sei già dentro? Allora, Sharder, guarda che facciamo party. Così ci sentiamo, ok? Allora, aspetta un attimo, eh. Menu principale, sì.
arriva Kevin, se me lo scriveva un secondo fa era anche meglio. Pronto? Sì. Ciao Kevin, buonasera, buonasera. Devi anche aspettare. Non mi rispondevi, tu devi rispondere a tempo zero quando io ti scrivo. Ho detto che ti ho scritto. Allora, dai che sto entrando nella partita, c'è già Sharderino. Ok. Soul Killer, allora, deve entrare Sharder e devi entrare anche tu. Vi aspetto un attimo. Disconnessione, è stato disconnesso durante la migrazione dell'host. Ok, quindi la sta facendo Sharder, credo. Ciao amici! Allora, stasera facciamo una bella partitozza Formula 1 in Lega, eccolo qua. Allora, Kevin è dentro, Marco è dentro, aspettiamo Sharder. Andrea non c'è, che me l'aveva già detto. Io vorrei sapere se entra GBR. GBR, se entri dentro, fatti vivo perché ti devo ringraziare, amico mio. Io dopo sta live faccio un po' di video di braccio. Ah, anch'io. Non c'è l'online, eh? No. Io tra poco arrivo, Kevin, non è un'informazione che è molto attendibile, eh. Ma la scuderia non me la fa decidere. Ci abbiamo già, abbiamo Ferrari. Non gli fa decidere la Ferrari. Vabbè, ma vai con quella che c'è. La Williams, beh, la Williams effettivamente è una merda. Poverino. Ah, chi è stato? Come mai non gli faccio scegliere la scuderia? Forse perché è già iniziata così. Dobbiamo finire questa, Sharder, dai, entra dentro. Perché ormai è. Vediamo quando si prova qua. Tanto dobbiamo finire questa, tanto per finirla. E poi noi cominciamo una serie, perché qui sono tutti esperimenti, diciamo. Manca una voglia di. Di qualcosa da mangiare. Ciao amici. Ah sì. Dobbiamo capire come si fa però, perché il Mad Run, Vai! Ciao Axel! Qualcuno mi ha tamponato. Grande Axel, come stai amico mio? Ma come avvertimento con Perez, porca di quella miseria che mi è venuto addosso lui. Mi ha dato l'avvertimento a me. Povero Sharder, scusa il nostro amico Kevin che ti fa. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi. Sono con l'amico Sharder e. Oh, Axel, grande, grande, grande. Tutto bene, bella lì Axel. Io domani sono in montagna. Domani no live, ci vediamo lunedì. Io tutto bene, amico mio, grazie. Ho giocato un botto, ho fatto un sacco di giochi, di video, ho scoperto delle perle, abbiamo fatto anche giochi un po' più vecchiotti, però li abbiamo fatti insieme all'amico Sharder e a Kevin, quindi. Chi? Tu? Cavolo di canino. Voi non potete capire dove ho superato Andrea. Incredibile raga, ce l'ho fatta. Bisogna cercare di imparare a superare, perché a Formula 1 il problema è che se sei dietro è tristissimo. Oh, gli vai addosso. Davvero? Video frizzato addirittura? Ti butti come un animale.
Axel, non so che cosa sta succedendo, si vede che c'è la linea un po' caccherina stasera. Dimmi se si è ripreso. Ma da quando c'ho Sky non è che ci sia tutta sta gran Sky, la migliore fibra di sto. Pip. Si è ripreso Axel? Perché sto facendo di quelle manovre incredibili, amico mio. Oh, si è ripreso completamente il volante, Kevin, eh? Mamma mia, tu devi vedere cosa c'era dentro, quanti peli di gatto che c'era dentro. Sulla levetta, sull'ingranaggio, era pieno. Infatti io adesso ho fatto il video, poi te lo posto, ragazzi. Andate a vedere il video fatto oggi, lo sta postando adesso, non so se è ancora finito, forse per quello che è la linea un po'. Ancora frizzato, Axel? La madosca! Non lo so. Bravo. Già è un traguardo se non ti giri e arrivi alla fine, amico mio. Rispetto alle altre, eh? Ciao amici e amiche di Twitch. Amore, riesci a mettere il togliere il wifi dal tuo telefono e vedere se va bene il video? Perché mi sta dicendo Axel che si sta frizzando. Ma che cos'è? Provi a vedere se si sta. Potrebbe essere a cazzo proprio così. Ah, ciao amico mio, mi spiace, va bene, dai. Pensavo che stavamo un po' più tempo insieme. Va bene, grazie di essere passato, amico. Grazie, grazie, grazie Axel, brai, ci vediamo lunedì, amico mio. Se ci sei, chiaramente. Vai, alla prossima. Ciao Axel, stai bene. Grazie di essere passato, eh. Ciao amico, grazie. Sei all'ultimo giro. Ah, ripreso, vabbè, dai, almeno quello. Almeno sta andando bene, se no era un po' difficile fare una live col video frizzato, eh? Frizzantino. Ciao Axel, buona serata, stavi bene. Fai iscrivere i tuoi parenti a Marco Drums Games Channel, mi raccomando, eh? Digli che facciamo solo cose carine, ci divertiamo. Dai, ottimo, ottimo Axel, stavi bene, salutami Kit, eh. Ah. Ciao lunedì Axel, grazie amico mio. Dopo. Ma non dopo. Dammi la chiavetta. Si dissocia anche l'amico Pierpaolo mentre io arrivo al traguardo. Pier senza mani. Ciao Pierpaolo, come stai? Grandissimo, è una vita che non ci vediamo. Grandissimo Pierpaolo. Pierpaolo. Stavo festeggiando anche il volante. Bravo, grande. Bene. Oh, sono contento che stai bene Pierpaolo. Io sto bene. Allora, ti dico la verità, devo andare in palestra per forza. Da lunedì parto, domani mi faccio una bella giornata. Oh, sono killer! Primo, più bravo! Perché sto lievitando, però sto benissimo, mi sono fatto 2 settimane di puro relax, giochi e cose che mi piacciono per Paolo. Grande. Poi penso che a fine di questo mese li prendiamo anche con Warzone, con se giochiamo anche insieme o giochiamo con Zubituzzo, giochiamo con il mitico Morris.
Per adesso sono tutti un po' in ferie, sono incasinati. Sì, bravo, bravo, hai capito tutto. Poi sono riuscito oggi, ho fatto anche un video, se vuoi poi vai a vederlo sul mio canale YouTube, però devo ancora postarlo, quindi penso che andava un po' scatti anche per questo, diciamo, forse la live. Vabbè, io posto lo stesso il canale anche se ce l'avete già, e se volete vederlo mi fa piacere, se no vabbè. Comunque, che ho fatto la pulizia oggi del mio volante Logitech, della pedaliera, l'ho smontata completamente e ho fatto una pulizia incredibile, e adesso sta funzionando benissimo. Sono contentissimo perché, vi dico la verità, andava veramente male, frenava da solo. Grande Kevin, bravo Kevin, sei stato il pilota del giorno, quindi vuol dire che ha fatto qualcosa di fico, anche se ho vinto io. Vabbè, lasciamo stare queste piccole cose. Primo non fare niente, sì, effettivamente. Il relax. Effettivamente il relax ci sta. Comunque siamo io, Sharder e Kevin. Ci siamo? No. Perché è uscito fuori dalla lobby? Ogni cavolo di gara bisogna uscire. Esce? Ah, così sembra. Oh, fico. Vabbè, non è bello, però... Dai, entrate. E come si dice? Sto con l'auto non molto competente. Ma la stai tranquilla, Sharder. Il primo è esplorativo. Anche Kevin e Andrea hanno fatto su un po' di casini. Insomma, bisogna capire un po' come funziona. Bisogna capire un po' il gioco. Bisogna capire un po' di roba. Quindi vai come vai. Poi la prossima lega scegli la macchina che vuoi. Puoi scegliere anche la Red Bull insieme ad Andrea. E poi se volete giocare con noi, ragazzi, iscrivetevi al canale, siamo riusciti ad arrivare a 630, grazie a tutti, e ringrazio GBR della sub di 2 mesi, grazie amico mio. E se volete iscrivervi e poi giochiamo anche insieme, possiamo fare la lega tranquillamente. Sharderino, Soul Killer non sei ancora dentro, come mai Soul? Devi un attimo una cosa. Sta a fare una cosa, amico mio, muoviti, che qui siamo di fretta. Ciao amici di Twitch, come state? Amici e amiche, Ok, 23-25, il 23 agosto c'è lo showcase, ragazzi, Possiamo fare anche una serata just chatting. Se ci sei, Kevin e Sharder, possiamo farci una serata just chatting, Con anche i video nostri, delle nostre postazioni, quindi poi vediamo di fare come l'altra volta, ti ricordi Kevin che mi mandi il video tramite quel programma là e facciamo una bella serata di vedere lo showcase insieme, ok? Anche Sharder, ok, perfetto. Allora Sharder c'è, Kevin lo stiamo aspettando. E niente ragazzi, quindi ho portato un sacco di giochi nuovi, anche se magari non funzionano tantissimo, però sapete che Marco Drums è universale, sia PlayStation che Xbox Series X. Non ho ancora PC fatto bene, ma arriverà, non so quando, ma arriverà. E la Nintendo l'avevo venduta perché sinceramente non avevo tempo, anche poi tra l'altro prendere PC più che altro per usarlo per streamare, perché non avrei tempo di fare Xbox Series X, PC e PlayStation 5. Comunque vabbè, sono cose che vedremo nel futuro per migliorare un po' la grafica delle live, tutto, però per adesso diciamo che ci dobbiamo divertire con quello che abbiamo, ed è già abbastanza, ed è già una bella roba, perché Formula 1, volante e tante altre cosettine sono fiche. Ok, Kevin ci sta facendo morire. Cosa stai facendo, Kevin? Dobbiamo correre. 3, 2, 1, parto, 5, no, 4, 3, 2 spettatori, vai, altri due spettatori, 1, se ci sei, bravo, errore. Ah, bene, ma non benissimo. Allora, ancora delle problematiche, diciamo, il
Sì, a parte che quando facciamo la campagna 2 mi chiude il gioco e mi chiude la live. Però sì, effettivamente. Solo non esiste, non esiste nessuno. No, davvero? Ah no, questa è Gran Bretagna, no, non è quella cosa. Gran Bretagna. Oh, è entrato? Sei entrato? Via. Go, 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 partiamo, partiamo, partiamo ragazzi. Dai, che ci siamo. Gran Bretagna, hai detto che ti piaceva. No, questa è Gran Bretagna. Questa è coso, è... Silverstone, l'amo. Silverstone, Cacchio, l'altra volta, che bella Silverstone, ma adesso mi dici che è una merda. Allora, corriamo con i Pink Floyd, ragazzi. Forza, forza, forza. Allora ragazzi, io tengo il coso qui che mi fa vedere più che altro perché sennò non mi ricordo la pista, eh. Infatti l'ho tenuto basso così non vi dà fastidio. E questo qui che vedete l'ho tenuto non solo le curve perché stavamo facendo l'altra volta la campagna 2 e bisogna fare tutte le cose, quindi adesso potrei anche toglierlo volendo, eh. La prossima se mi ricordo lo toglio. Tanto ho bisogno solo per vedere dove sono le curve. Non proviamo neanche, praticamente pista nuova, giro veloce. Soul Killer, guarda come fila, raga. Allora è vero che gli piace la pista. Primo. Grande. È vero. Dai, Charder, oh. Ah, dai. Terzo, grande Charder, dai, con una macchina di merda come la Williams. 35. È bravo, eh. Bravo, bravo Charder. Allora, ragazzi, vi dico una cosa, siamo noi tre, siamo amici, vediamo di non buttarci fuori tutti e tre nella prima curva, ok? Perché è bravo che mi... Ok. No! Chi? Ma se il bot è lo stesso, è il bot, chi? Chi può essere? Ma non c'è che non si può, è schiaffato. Oh! Che cazzo? La strada perché fa fattore a te? No! E ma che cosa sei? L'ultimo. Dai che lo recuperi che sei bravo qua. Lo so. Ma la problematica dei bot che se sei sulla loro strada ti buttano fuori non è che l'hanno risolta, eh? Per quello che uno dice uno è primo, ma ci sono anche quelli dietro, eh. Beh, cosa sì. Quello sì. Tanto questo è di esplorazione. Quello, il prossimo lega che facciamo la prossima volta, però dobbiamo fare una cosa figa, eh. Eh.
Ma non si può cambiare questa impostazione adesso per vedere come con 10? No. Volevo farlo. Niente? Chargerino mi viene a culo qua proprio, eh. Nella prima parte è velocissimo Charger. Che bello amici miei che ho risolto la problematica della pedaliera. Dai dai, prendi qualche punto però. Dai, almeno 0,02. Stupo. La prima lega, allora adesso tu devi vedere. Adesso bisogna vedere, ok? Siamo in tre adesso. Poi ci sarà anche Andrea e vediamo. Che cosa c'è che non va in questa lega? Pochi giri, va bene, ne mettiamo 10, 15. Cioè, capisci quello che voglio dire? Alla prossima magari facciamo con meno bot e la finiamo. O vediamo com'è. Perché io una la vorrei finire sinceramente, tutta dall'inizio alla fine, almeno la proviamo, no? Anche se poi arriviamo una prima. Una volta che si gira sta macchina non gira più dritta. Una volta che si. Ma perché fa così? Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Forse? Ah. Corri per esperienza. Fai giri. Vedi, ti continua a girare. Vai in box. Bisogna diminuire i bot. No, anche perché eri primo. Sono dei punti che l'amico Charger mi prende. Qui sulla S un po' mi riprende, eh? Che smicchia, non va più, è un po' simulativo perché penso che quando vanno dentro gli si rovina qualche ala o comunque il fondo, una roba in altra, non vanno più, eh. Infatti il bello di questo qui del Formula 1 è che è simulativo ma non troppo, cioè non è un assetto corsa competizione che è un disastro, capito? È proprio come la realtà. E la realtà dei piloti è quella lì, è che se fai una stupidata la paghi per tutta la gara, arrivi ultimo. Cioè, anche lì, no, vedi, ti sei girato. La realtà se ti giri arrivi ultimo, comunque di certo non arrivi primo, vedi Leclerc, cosa è successo quando sei girato.
Bella! Bella raga! Bella raga! Grande sharder! Ecco, macchina scarsa, sharderino! È riuscito a arrivare al secondo, bravo, bravo, bravo sharder! Bravo anche te Kevin, perché eri comunque fatto il grande, ci ho provato, bravo, bravo sharder, così che si fa, certo che con una Williams non puoi di certo competere a uguale livello delle nostre, però bravo, bravo, bravo davvero. Il prossimo sceglierai, io voglio la Ferrari, poi te la giochi tu sharder. Ciao Phil! Come stai Phil? Grande Phil! Bello il tuo cinema da casa! Grande Phil, grande Phil! British Formula 1. Pilota del giorno Marco Dran! Sto bene Phil, grazie! Due settimane di riposo totale, divano, giochi a manetta. Quindi tutto bene, tutto bene. Domani ho fatto 3 giorni in montagna, domani faccio il quarto e mi piace, mi piace. Andiamo, ci piazziamo la tendina, ci riposiamo, io, Carla, Leo, il cane, Olli. Olli? Olli lì nell'angolino. Tutto bene, tutto bene. Poi ho altre 2 settimane, vedrò di andare in palestra manetta, fare video, fare le cose che mi piacciono, riposarmi ancora. Poi si partirà a settembre a fuoco col lavoro, perché so già che ne arriverà un botto, speriamo, speriamo, sempre costa corrente, se non costa troppo, perché qua ci stanno facendo veramente dannare. Bella, bella, bella la gara di Drums. Ok, stiamo facendo la Lega Phil. Metti pannelli solari, metti pannelli solari che danno la corrente quasi a gratis. Hai visto la canzoncina che ho fatto ad hoc dei pannelli solari, eh? No, no, ma no, a casa, stavo dicendo, la ditta, siamo su 100 qualcosa kilowatt. Ok, saluta Carla. Carla ti saluta Phil. Ciao. Carla è dietro, vedete le manine? Vi saluta tutti, grazie, grazie Phil, grazie, grazie, grandissimo. Oggi ho giocato con Leo a DVD, oggi pomeriggio, fico, fico. Raka, Spielberg, Spielberino. Oh, tutte le volte però bisogna uscire e rientrare, è una cosa che un po' fa girare, eh? Bello, ho fatto anche la... Allora, io oggi, Phil... 2 punti! Grande! Vedi che hai preso 2 punti, grandissimo. Io oggi ho preso Phil la voglia, le bombolette, e poi lascerò tutto in descrizione su YouTube. Ho fatto un bel video, se vuoi vai a vedertelo. Adesso non so se l'ho già caricato, che non gioco niente. Ah, 2 settimane che non giochi. Vabbè, ma ci sta, ci sta, ci sta. No, a me piace giocare, ti dico la verità. Abbiamo fatto dei bei giorni a fare le grigliate, a farci le passeggiate o guardare i film, eh? Io, Carla e Leo, e anche Vittorio, ma... Poi quando loro hanno le loro cose da fare, io preferisco giocare e stare con voi. Ecco, io ho fatto un bel po' di live, eh? Anche perché di pome, se Carla lavora, io sono qua. Ho un progetto tra le mani che porta grandi soldi. Vabbè, se porta grandi soldi, tirami dentro. Basta che non devo metterci una lira e non c'è gabole. raga. Vabbè, certo, certo. Ciao mio caro amico di Roma che adesso si è buttato dentro nei bitcoin, che cazzo, non so, tutta quella roba lì, però non quelle stupidate che ti contattano a casa, vuoi diventare milionario o ti promette, fai, betti 200 euro, diventa 300, quelle cose lì non ci credo, se volevi dirvi quella, lascia che stare, non ci sentiamo per videogiochi. A parte quelle cose lì, cose serie sono fattibili, ma senza sbatti, io non ho nessun cosa di sbatti. Non devo fare niente, devo arrivare ai soldi senza fare nulla. Se no è un periodo che non ho voglia di fare nulla.
Bella Loki, Loki, c'è Loki? Non ho neanche visto che c'era Loki. Ah, bella Loki! Beh, per sentirci non è un problema, non è un problema. Se c'è da investire è già un no, quindi neanche 10 euro. Ah, ha fatto un ride, grande, grande Loki. Io non so, non so, si era presentato prima il grande Loki, Marco Drums su tutti. Non ci posso credere mentre chiacchierava. Infatti, ma eri davanti a te. Ciao, ciao Loki, grande. Grazie del ride, Loki. Ho fatto un po' a cazzo. Ah, dai, dai, raga, raga. Grande, grande Loki. Allora, tre. Go, 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 go. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Ma come mai ci sei girato? Ma metti il... Sinistra e destra c'era Perez. Ah, Perez. No, destra Perez, scusami, sinistra e destra. Faccio ping pong adesso in sinistra e mi tiro. Ma metti il... il coso. Ma metti il coso, metti il... il trazione un po' più... assistita. Perché tu eri secondo? Ero dito di te. Poi ho frenato nella curva. Ho fatto una curva. Poi ping pong tra Perez e Sciogli. Cazzo. Ti continui a girare, amico mio. Ma perché poi una volta che ti giri non vai più? Ah, ok. Beh, la sentirà avanti, sì. No, domani sono in montagna, Phil. Sono al lago dei cavalli. Domani siamo al lago. Siamo al lago con la mia bella tendina, la mia bellissima moglie, Leo, Holly. Andiamo a fare il bagnozzo nel lago. Anche se, ragazzi, livelli preoccupanti in montagna, nei laghi, eh? Cacchio! Sei tra i primi, ma sportella anche te, cazzo! Stai fuori, sti boss! Vado dentro, terra e cadetta, eh sì! Hai preso dentro una gomma e l'altra? No, questa lega non può più avere quello che succede. Cazzo, ma se sei il primo o secondo, com'è possibile che succedano queste cose? Secondo, quando la cosa è un cliente, lì con l'ultimo. Eh sì, quello sì, quello sì. Si vogliono proprio addosso. Ti ricordi quella sera da Andrea che si era arrabbiato? Ma qualche punticino per la scuderia puoi farli, eh? Ah, 30 secondi dall'ultimo? No. Ciao amici di Twitch! Grandissimi! Come state, ragazzi e ragazze?
me sta andando abbastanza bene, devo dire la verità. Poi stiamo battagliando io e Shard. Ah, ok. Ma io la prima non la faccio mai, da, per, quando parto la prima faccio metà neanche e poi la, la cambio. Se no ti giri. Non faccio tutta la prima, muam, non la faccio arrivare su di giri. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo della gara. Ciao amici di Twitch, come state ragazzi? Ventidue, siamo alla? Solo. Che volo? Facciamo un campionato più piccolo. Così lo... Ho fatto anche il giro veloce alla fine! Grande! Bravo Charder! Grande! Loki, ascolto dopo i messaggi, se no scrivimi! Grande! Grande Charder! Grazie, grazie Loki! Ok raga, chi deve arrivare? L'ultimo? Soul, dai forza amico mio! Sono riuscito a mettere a posto il pedale, Loki se sei ancora dentro, Phil se sei ancora dentro, sono riuscito a sistemare il pedale. Ho fatto un video come pulirlo completamente bene oggi pomeriggio, che dovrebbe già essere forse pronto su YouTube, vediamo un attimo. Beato te, Andrea ha vinto tutto! Incredibile! Dai, 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 io ci sto! Io ci sto, amico mio! Sì. Sì. Tiene che la macchina inizia a muoversi, per chiudere la seconda. Aspetta che muove, in avanti. Cosa? Tu aspetti un... Allora, questo quando sei fermo, sì, no? Sì, sì. Cambiare la gara, no? Sì. Che viene la pressione e poi lasci. Sì. Quando tu, con la macchina che mette a muoversi da in avanti, no? A sì. Sì. Metti subito, subito la seconda o aspetta un pochettino e poi metti la seconda? Subito. Quanto del alto, tipo? No, non lo faccio arrivare all'alto, perché sennò mi gira o fa cose strane. Faccio tipo di seconda vado su tutta, però la prima non la faccio andare su. Cioè, per dire, 10.000 giri la faccio a 5.000, già cambio. E vedo che bene o male ci sono dentro, ma anche proprio quando ho fatto i giochi online, che sono andato dentro a giocare con la gente online, la, come partenza non la faccio male. Però allora, appena scatta il semaforo, via subito di botto la frizione e perché patina un po', no? Sai che fa? Sì, via subito, perché va sulla seconda. Bravo, la, sì, cammina. Bravo, bravo. Che le metto un pochettino dopo, forse perché lo sbaglio mio. Fai andare su troppo la marcia. Sì, che E magari poi ti gira allora, quel punto lì è per quello che magari puoi far stupido. Non è che mi gira, perché poi vedo la gente che gira sulle piante, quindi perché non metà secondo posto subito.
Ah, magari senza accorgerti fai così. Eccola, andiamo a fare al baguette. Grande, grande Shard. Tanto comunque l'importante è divertirsi. L'importante è che risolviamo tutti i problemi. Ciao Loki, grandissimo. Questo è il video della pulizia della pedaliera, Loki, eh? Che dici, facciamo tutte le gare o dici dopo 10 gare? No, facciamone una più breve, così se c'è qualche problematica non dobbiamo farcela tutta, la finiamo prima, capito? No, dai, ultimo no, cazzo. Impegnati. Anch'io qua non è che vado benissimo, perché la Francia è una pista de merda che ha le cose azzurre lì che mi confondono di brutto la vista, ma è una cosa impressionante, faccio fatica a vedere le... Non so davvero chi è stato l'ideatore di queste strisce, gli darei 4 sberle, gli darei. Come pista è bella, sono quelle strisce blu che vi tirano scemo, ma è una cosa impressionante, eh? Cioè, che cazzo hanno fatto queste strisce blu? Eh? Grande! Cacchio, da schifo totale, il terzo non è schifo totale. Vabbè, però terzo non è tutto di brutto, eh. Cioè, sinceramente. Solo all'inizio devo riuscire a fare, eh. Bravo, dai! Grande Sharder, guarda Sharder, bravo! Però già positivo che le qualifiche riesco a fare un po' bene, dall'inizio lì. Dai, all'inizio facevi cagare proprio, che non riuscivi neanche a... Ti ricordi le prime, minchia, ultimo in qualifica? Dai, impegno. Allora, hai capito? Non cerca, non guardare gli altri. Ok, fallo andare un po', la prima. Poi vai subito di seconda, non farlo andare come di solito, vedi se ti funziona. Poi se arrivi ultimo, vabbè, non... Basta che arriva qualcosa. Cioè, ma vedi che ti passano tutti, vuol dire che come hai fatto ci hai messo troppo a... Ok, vai, prima, quindi. Boom, via. Via. Neanche ho fatto salire io i giri che si vedevano a monitor e l'ho cambiata. Oh, Sander, ma dai, Sander! L'ho fatto! No, niente, io ho fatto la fatta di vera, non so. Vabbè, stanno fatta già un po' di Basta non buttarlo fuori! Dai, che forse è la prima volta. Concentrati, Kevin, non pensare a cose strane. E questa io non è che proprio... La pista mi piace, eh. Però non è... Sì, è bella, ma queste bande blu mi tirano scemo. Dopo un po' a volte mi sconcentro proprio. Come adesso ho fatto su un casino, tu non sai che casino di marcia ho fatto. Oddio. Cosa hai combinato? Sei girato? Ti sei girato? Basta, ma... Sì, che ma... io sto coglione, neanche più. Ma metti
che ti dà una mano sulla trazione, dai, non è possibile questa cosa. Fai trazione completa e basta. Non serve a niente avere la trazione non completa e... lo so, ma è diverso l'online da quando giochi da solo. Io metto trazione completa, sennò mi giro 50 volte. Sì, là, dai, comunque arrivi terzo, ci arrivi, secondo giro, ok? Dai, corri bene. Comunque metti trazione un po' di più di quella che hai, perché poi ogni curva che sbagli, magari un pochino di gas ti giri, che cazzo di senso ha? Eri dietro a culo, Mieri, eh? Quella! Luigi! Amico! Psycho! Psi-psi-psi-psi-co-co! Bella lì, Luigi! Si comincerà la settimana prossima a fare sul serio con le live, anche se un po' di giorni ancora in montagnazza, da rilassarmi, da respirare aria bonazza, da bere acqua buona. Come stai, amico mio? Tutto bene? Ho fatto un sacco di video, un sacco di roba, Luigi. Ho fatto anche un video tutorial oggi fighissimo che ho messo nei link per la pulizia della pedaliera. Ci ho messo una bella oretta, mi sono messo dietro a pulirmi la mia pedaliera con lo svitol, con tutte le cose fighe. Se vuoi vai a dargli un'occhiata, vedi se faccio video professionali, tutorial, amico mio. Stasera sto andando forte nella Lega, anche come tempi. Tempo. Continua così. Sto giocando per rilassarci e per capire come fare le leghe serie. Io, l'amico Sharder, che non è in party, ma sta giocando con noi, e l'amico Kevin, che è in party, te lo puoi sentire. Che mo' è preso, quindi... Porca loca! Momenti di giro. Ho preso Taimesia, che è fighissimo, Luigi. Però sono già fermo perché quei giochi lì, dopo un po' che ci gioco e arriva qualche boss che mi fa girare le scatole, poi mi blocco. Ma anche perché mi sembra, Luigi, tipo come quando faccio le gare, no? Se arrivo a un tempo, per capire la pista un po' che viaggio abbastanza bene, per migliorarmi è un casino, perché faccio sempre i giri uguali, quindi per migliorarmi è veramente un casino. Mio amore, non vieni qui? I paninetti li abbiamo fatti? Partiamo presto però domani, eh? Alle 7:30 partiamo. Eh? Viaggia Sharder. Peccato che Sharder ha una macchina Lega, perché il tratto dopo gli ha fatto prendere una macchina merdosa, gli ha fatto prendere la Williams, quindi... Invece Andrea, il nostro amico Andrea, che stasera non c'è perché penso che lavora di notte, quindi non è neanche entrato oggi a salutarci, ha preso la Red Bull. Magnu, non fare niente di male alla mia seconda Ferrari, eh? Fai bravo.
all'ultimo giro. 35, ho fatto giro record adesso con le gomme finite. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 18,2 secondi. Dai, 18 secondi su da me, dai, vai, vai, Kevin. Dai, adesso metti però, no, adesso devi mettere il coso, devi mettere il controllo trazione completo perché mi hai rotto le palle, ti dico la verità. Metti il controllo trazione e la prossima vedrai che non ti giri, perché hai rotto. La mania di non mettere gli aiuti è, e nell'online non ha senso. Ma la metto media? Metti completa. Qua è un casino, ti vengono addosso gli altri, Kevin. Non sei attento come nella gara da solo, che fai tutto per sé preciso e stai attento a quanto dosi l'acceleratore frena, quindi ti passano, ti vengono addosso, ti incazzi, poi sbagli un attimo a accelerare di più e ti completa, cazzo, fanne una così almeno e vediamo. Oh, io ce l'ho completa e come si dice la traiettoria, va, questo ho di aiuti. Questi loro sono al 50%, mi sembra di ricordare che era la loro il computer, vero? Io adesso una roba del genere, no? Difficoltà 47 o 50. Cazzo, arrivavi quarto, quinto, arrivo terzo, dai, ultimo è che palle. Va Scharder con una macchina del merda, dai. Cioè, come facciamo a fare le leghe? Devi trovare il modo di fare la lega. Sì, ho capito, però c'era il bot quando ti sei girato adesso. E quindi metti il controllo trazione massimo. Io lo so che di solito è il bot, però adesso non era il bot. Scharder! Grande! Grande? Allora, metti il controllo trazione. La partenza hai visto che hai migliorato, no? Come ti ho detto io, fai così e la partenza sei migliorata. Adesso vediamo. Stai attento quando facciamo il primo giro, perché se sei tra i primi, primo, secondo, terzo, non puoi girarti, capito? O ti vengono addosso è un conto, però se ti vengono addosso che sei primo vuol dire che hai frenato troppo la prima curva. La prossima, qual è che è secondo te? Dopo Francia, non me lo ricordo il... Ah mio, allora un attimo, mi puoi dare per cortesia la bella, dai, voglio vedere tre bandiere, cacchiarola. Ma tu c'è la bandiera tedesca però, vero? Stavo dicendo, voglio vedere tre bandiere italiane. Vabbè, due italiane e una tedesca, ci sta. Acqua. Unghe, non me la ricordo più Ungheria. Non me la ricordo più Ungheria, ragazzi, Scharderino, numero insufficienti, chi è che manca? Ah, forse Soul Killer che devi mettere a via, pronto. Grazie mio amore. Ah, ok. Allora, giro, Boh, vuole vedere se con la frizione. Carla stasera, ragazzi, vai e viene, non c'è. Gli ho detto di venire qua, amigas. Ungheria. Oh, Ungheria. Oh, vai.
Cosa? E vabbè. Ah, questa è quella che odio. Questa non la capisco, raga. Non è il massimo. È quella dell'altra volta che ho fatto un disastro. Ti ricordi quella che stavano girando? Questa è stato un disastro. Dove la Ferrari, sia uno che la Leclerc e l'altro, lo sono usciti. Per dirti, c'è Andrea davanti, il bot. Ma qui penso di fare schifo, eh. Terzo addirittura, mamma mia. Mamma mia, sta pista è una cosa che non ce la faccio proprio. Sì, 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 sì. Brutta, brutta, brutta. Neanche Monaco così brutta. Marco Perez, Scharder quinto. Vedi che anche Scharder ci fa schifo a tutti sta pista. Vediamo di non fare un disastro. E sarà anche bagnata. Bene. Proprio... Wow, porca loca, bagnato pesante. Spero che vi girate, non tu perché sei compagno, ma adesso... Mamma mia. Qui ancora prima cambio la marcia. L'ho già cambiata subito. Collisione con Pere. Non tiene, non tiene, non tiene, amico mio. Non tiene. Davvero? Sì, sì. Sì. Ma non gira neanche con l'alettone comunque. Perché? No, chi ti ha buttato fuori? Oh, Andrea sta giocando il bot, ha fatto il giro veloce. Sì, no, pista di merda è pista di merda, con l'acqua anche. Beh, però dai, tanto alle 11 stacchiamo che voglio giocare almeno un'oretta di Little Work ormai, ma infatti giocare al gioco più bello del mondo. Cazzo, non riesco a staccarmi, almeno una volta al giorno devo giocare. Mamma che bello che è un gioco stupido, perché se vedi è talmente bello, poi cresci,
vedi i cosini che lavorano, poi quello che non fa niente, io mi cavolo, dico, ma allora vuoi lavorare o no? Ti licenzio. Poi vedo il mio omino, no? Cazzo, mi devo licenziare da solo. Se vedi l'ultima mia live, vedi come ho messo le cose. Ho trovato un modo per fare che è veramente veloce. C'è l'ultimo, il quinto mi sembra che ho fatto, che ho messo, praticamente ho messo l'ingresso, ricevimento merci e esportazione, no? E poi ho messo gli scaffali dove loro lavorano nell'officina. Oh Kevin, vanno da Dio, mettono tutto sugli scaffali, non c'è niente per terra. Quelli grossi però, quelli piccoli non me li usavano. Lo scaffale grosso, arriva la merce e la mettono sugli scaffali. Tutto scaffali ho fatto. Per fortuna. È il modo per farti smettere di... Ho provato, ce l'ho fatta! Gli sono passato Andrea! È stata veramente tosta, eh? Non so se ce la faccio a tenerlo dietro. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Praticamente sto correndo come il botto, non riesco a tirarmelo fuori dai coglioni il botte, è attaccato. Poi c'ho tutta l'acqua davanti, che non si vede una sega. Raga, ancora un giro. Cinque di cinque è l'ultimo, vero? Porca loca raga!
sono riuscito a tenere dietro Andrea, che sarebbe Verstappen, no? E va a vincere Brams, non ci credo, con l'acqua che non si vede nulla. Mio Dio, Scialderino terzo. Che pista ragazzi, che pista. Che pista. Che pista. Che pipista. Che pipista. Oh, grande Scialder. Pilota del giorno, il mitico Scialderino. Grande, grande Scialder. Ciao ragazzi, come state? Oh, GBR, fatti vivo se entri in live, che ti devo ringraziare per la sub, grande. Se volete amici, se avete le possibilità, fatemi una sub, vi ringrazio tantissimo. E se avete quella gratuita di Amazon, va benissimo anche quella. Grazie mille, se mi dedicate la vostra sub gratuita per voi e invece per me non è. Ma secondo te, se uso il phon nel buco al centro del pedale, allora, hai visto il mio video, Loki? Hai visto dentro quanto erano sporche le alette? Non ce la fai da sopra, a meno che usi un compressore, oppure compra la bomboletta come la mia. Se riesci a entrare con col buchino dentro, magari se ti va di lusso che riesci a beccare proprio così, non ce la fai. Se no, secondo me no. Però mandami delle foto sulla tua pedaliera, perché magari si riesce a smontare. Ma secondo me è meglio che la smonte che ho fatto quella volta dopo, perché è inutile fare quella da fuori. Da fuori ti ricordi, anch'io l'avevo fatto con col fono, non fai assolutamente nulla. Sì, che ci arriva al punto dove... Da sotto e sopra. Fammi le foto di tutto, sopra così vedo, e sotto delle viti, delle cose, così vediamo se magari è solo una questione come la mia, che dovevi smontarla completamente e c'erano due vitine nascoste, quindi per quello che non veniva giù l'altra volta, è per quello. Dai ragazzi, ultima o penultima. Dai, la penultima, poi ne facciamo un'altra e basta, ok? Dai Kevin, due gare e poi andiamo a giocare a Little Big Blue Workshop. Grande, mandamele, che così quando finisco la live te lo guardo, ti dico subito... Che cos'è? Che pista è? Vabbè, fa niente. Ah, ho capito. Bella! Cacchio! Ciao amici, mitici di Twitch. Vediamo.
Trump e vai. Tutte le volte che ho fatto in Gran Turismo, l'avrò fatta 70 volte, 70 volte in Belgio per poterla fare, per poterla vincere. Grande Trump. Sono contento. Almeno tutte le volte che ho dovuto fare quella pista là, Kevin, ha avuto un senso. Tutto ha un senso. Tutto ha un senso logico, Logitech. Bravo Loki. Ragazzi, 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 attenzione alla prima curva. Non facciamo cose strane. È partita, è partita. Grazie, grazie Rocky. Adesso finisco e ti dico. Figurati amico mio, Loki, al minimo. Poi non so se riusciamo a risolverla, ma per darti una mano ci mancherebbe. Io credo di aver risolto con la mia pedaliera, Loki, eh? Perché adesso sto vedendo proprio che va bene. Devo provarlo ancora su Gran Turismo, ma se non riusciamo è perché la pedaliera tua non si può smontare. Se no troviamo il modo di smontarla, lo facciamo. Se non si può smontare, che tipo presso fusa o cose strane che non so, allora in quel caso lì dovresti vedere subito su quei posti lì magari qualcuno che vende la pedaliera perché gli si è rotto il volante e ricomprarla, capito? Perché sinceramente non, anch'io se non riuscivo a sistemarla che era ancora guasta, compravo joystick. Bisogna cambiarli e non è il massimo cambiare una cosa che va bene. Vedi, devi trovare qualcuno che magari ha rotto il volante e vende la pedaliera perché gli è rimasta lì sul gobbo che funziona. Allora secondo me riesce a trovare solo la pedaliera, se no devi optare per prendere magari un Logitech G29. A quel punto lì ti metti via i soldini. Finisci la gara, Kevin, eh? Sì, praticamente sì, amico mio. Per quello se riusciamo a... Adesso vedo dalle foto, se non riesco a capire dalle foto mi fai un video, ti dico di smontare le viti che vedo dalla foto, provi a farlo e vediamo perché non salta fuori, eh. Perché domani io sono in montagna. Quindi domani non ti posso aiutare, se no facciamo lunedì, però ti dico qua. Ottimo. Registrato il nuovo miglior tempo della gara. E non si toglie, magari c'è qualche vite nascosta o qualcosa da fare per farla uscire.
perché normalmente quando sono componentistiche con più componenti si dovrebbe togliere una parte, quindi o l'hanno bloccata o braccio, tipo braccio fusa, capito? È quello che ti dicevo prima. Cioè, hanno fatto il pedale, poi hanno tipo fatto la calotta esterna, tutto presso fusa, che non puoi fargli niente, quindi quando si rompe si butta. Bisogna vedere un attimo com'è. Dopo, tanto guarda, facciamo questa qua e un'altra, e poi dopo ci sentiamo subito. Così vedo se riesco a risolverla, poi gioco un po' a Little Big Workshop, e poi ho detto presto che ogni mattina alle 7 parto per andare in montagna. Ci facciamo una giornata fantastica. A noi piace le giornate singole, più che star là. E al negozio di elettronica deve fare quello che fai te, se non è capace vedo un video. Mandami anche marca e modello preciso proprio, e vediamo se qualcuno ha fatto il video. Come dico sempre io, di vedere i miei video tutorial, ragazzi, che io li faccio diverso da tutti gli altri. Attenti voi due, non buttarvi bandiera fuori. Bandiera verde. Siamo di nuovo in gara. Perché? Dai, ma non può superare lì. Porca miseria, anche te, Kevin. Tu hai detto arriva al terzo, arriva, no? No, vabbè, però per dire. Non è una pista tanto superabile questa, eh. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 7,9 secondi. Oh! Oh! Oh my god! Che cazzo ne so, non va neanche più! Perché non va? Perché non va in retro? Bandiera nera per noi. Si è bloccato! Torna ai box. Ma vai a cagare, va! Ma cosa fa con la... C'è inchiodato! C'è inchiodato il già... Dai, vediamo... Vediamo il mitico Soul, dai! Assisti! Come si fa a tirar via tutto? Ma che cacchio ne so, hai visto che si era inchiodato nel muro e non andava dietro, non faceva niente, e a manetta. Vabbè, dai, ci sta, ci sta. Facciamo arrivare l'amico Sharder, l'amico Kevin. Oh, Kevin! Così vedo le foto, Loki. Allora, sotto quei piedini lì, Loki, secondo te non ci sono delle viti? Allora, si vedono due viti, però non è possibile che tutto il pannello sia su con due viti. Secondo me, se tu levi uno di quei cosi qui di plastica, i gommini, ok? Secondo me ci sono sotto le viti lì. Sarebbero 3, 4, 5, 6, 7, 8 viti. Questi ganci che ci sono, magari il pannello va verso indietro, il pannello di plastica. Quindi lo prendi e lo porti verso il fondo, verso dietro, e dovrebbe staccarsi e dovresti vedere i pedali, secondo me. Allora, io ti dico, prendi un cacciavite o una forbicina e stacca uno di quelli lì, perché tanto se anche non è così poi gli metti un po' di colla e l'attacchi. Ma non si tolgono i gommini, sono proprio gommini gommini? Allora, per togliere il pedale, ci sto mandando la foto, sono queste due viti qua. Allora, tiri via le due viti e si stacca il pezzettino, il pedalino, ok? De tutte e due. Poi tiri via le due viti e vedi se viene fuori. Tu puoi farlo adesso? Hai tempo un attimo? Mentre stai seguendo la live. Ciao amici! Stiamo vedendo di risolvere i problemini del mitico Loki alla pedaliera, visto che oggi ho risolto i miei problemi di manutenzione, di pulizia e
la pedaliera che mi frenava da sola. Intanto sono uscito, non so per cosa. Sì, adesso ti mando un vocale. E si è inchiodata su un muro la mia macchina, ero primo, ho fatto una gara da paura anche per tutto. Qui è il link, ragazzi, se volete vedere la pulizia della pedaliera. Allora Loki, ti ho detto, tira via le due viti sotto, la foto che ti ho mandato del pedale sono quelle le viti, tiri via le due viti del pedale e viene via il pedale sopra. Tirando via il pedale sopra e le due viti sotto, vedi se viene fuori, al massimo mi fai un video. Grande, grande killer, oh, grandissimo Yuki Tsunoda, incredibile, ma come cazzo li fa sto gioco, i piloti del giorno, ma come li fa? Vabbè, tu hai recuperato due posizioni, tre posizioni, cos'è che eri? Che è Sharder primo, eh? Yuki Tsunoda, vabbè. Bravo Sharder, tu, miglior giro? Sì. Bravo. 1.49. Bravo, bravo Sharderino, con la Williams, hai reso felice la Williams, amico. Sì, ultima ragazzi, poi ci vediamo lunedì perché domani vado in montagna. Però se per caso alle 9 siete su Twitch e vi arriva la notifica o passate... così a trovarmi e ci sono, vuol dire che sono arrivato a casa presto e avevo voglia di giocare. Grandi ragazzi, questa gara l'avete fatta da Dio e ero davanti tanto, ti dico la verità Kevin, ha girato così senza un perché, però fa niente, capitano. No, perché sai che lì fa è un po' la prima curva è anche in discesa ma è un po' storto, devo aver sbagliato, penso da dargli un po' troppo gas. Non sono stato io a farti girare, scusami. Sharder ha detto che non è stato lui comunque, ma sì, ma sono anche le cose di online ragazzi, ma sì, vai tranquillo Sharder, grandissimo, dai, manda 100 euro e sei scusato. 100 euro sul conto di Marco Drums Games. Oh, questo è? Non ho neanche visto che gara è. Vedi che sei... cazzo, 21 punti, oh! Fischia! Non ho visto la gara, però, eh! La leader... Ah, Olanda! Quella che è rossa, bianca, blu. Olanda. Voi la chiamate Netherland? Sì, in Germania la chiamate così? Fico. Netherland. Allora. No, anche noi, però penso che sia internazionale. AI. Dov'è Soul Killer? Dov'è che facciamo l'ultima? Co? Addirittura? Che palle, sto online, ragazzi. La sessione non esiste, è tutta sera che stiamo giocando, eh? Bello, bello gioco, grandissimo. Dai che dobbiamo andare a giocare a Little Big Workshop. Assurdo. E quando ha preso ieri sul gioco? Oh, come la situazione è un altro. Abbandonato la sessione? Che gara è questa qua che c'ha? Ah sì, forse ho capito qual è. Con la pioggia, eh? Wow! Si è ritirato, perché? Perché Kevin? Io non ci stavo, aspettavo con i coglioni. Ah, non c'eri proprio a giocare!
E come facciamo a, a farla ripartire? Ah, infatti non ti sentivo più parlare, ho detto vabbè, sarà preso a fare la qualifica. Ma se tu entri adesso, scusa, non usi la qualifica del boss? Ah, sei proprio andato contro il muro? Beh, aspetta la prossima, magari adesso, se tu gli dai, tu gli puoi dare che sei online adesso. Ma che pista è questa qua, porca puttana? Che c'ha la parabolica? Ma scusa, il bot è andato a sbattere contro il muro? Non ho capito io. Vedi se ti fa entrare adesso? Vedi, in attesa di altri giocatori, è come se mi dice che tu devi, devi accettare, non va avanti. Ti ha fatto entrare? Grande Sharder, entusiasmo a palla. Oi! Oi caramba! Porca la puttanassa! Porca la pussalas! Porca la pussalas! Oh! Che incredibilità! Cerca di riguadagnare velocità. Occhio che le gomme sono ancora bollenti, cautela sulle prossime curve. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. È certo che devo entrare. Non lo so, mi c'è... All'inizio Shard è venuto nel culo, vabbè. Però poi c'è... Non so, c'è tipo andata troppo lunga una curva. Ho perso l'alettone e poi mi si è girata così. Girato? Attenzione, incidente più avanti sul tracciato. Non sono ammessi sorpassi, bandiere gialle. Dai, la facciamo io e te, tanto sono, sono dietro di te. È poco. Gomma! Stavo entrando in box! È stato un brutto incidente. Io, oddio, la fine del campionato, che cosa stiamo combinando? La fine del campionato! Dai che vado a vedere Sharderino. Oh no, che lui è Hamilton, ma che me ne frega, Sharder, vai! Anche Sharder ha perso l'alettone! Anche Sharder ha perso l'alettone, no, nella stessa curva mia! Sharder! No no, Sharder, Sharder! Ah no, ma non ha perso l'alettone! Sì, è un po'... E allora devi tirarlo. Ma ascolta, ma tu hai tolto solo la parte sopra? Ed è grosso così? Ciao Lucas, amico! Cioè, la parte che viene via è solo questa qui, cioè rimane sempre grosso.
sopra, se no allora è impossibile. Ah no, allora niente. Allora non si smonta, Loki. No, anche Sharder, dai che facciamo l'ultima, raga, dai. Dai, ritirati Sharder. Riusciamo in tempo a fare l'ultima, facciamo l'ultima veloce. Ritirati, amico mio, vai a sbattere. È inchiodato e vabbè, vai sbatti. Sharder, Soul Killer si è ritirato. Sharderino, ritirati. Ah, o sei tu con le gomme rotte? La tripletta manca... Ah, anche tu sei con le gomme rotte. Bene. Che pista della minchia. Ah sì, infatti, no, perché stavo vedendo... Oh, ha vinto Alonso. L'unica cosa è provare con l'aria compressa da sopra. Se va bene, va bene. Se no, devi buttare via l'occhio. Non c'è niente da fare, ma neanche la porti in una cosa di elettronica non si può smontare, come fai a smontarlo? Il pedale più grosso sopra non viene fuori, è un presso fusione questo qua. O a meno che togli i birulini, tanto è rotta, non ci fai niente, prova proprio a levare i birulini che ti ho detto, dai facciamo l'ultima raga, l'ultima Italia, dai, e poi basta, poi spegniamo davvero. Vai, grande. E l'unica è prova a tirar via proprio quei birulini lì e vedi se magari sotto c'è, perché sì che sono incollati bene, ma a volte per la garanzia cosa fanno? Incollano bene quei birulini e sotto ci sono le viti. Prova a dare un'occhiata a quello, ma penso che ne tiri via solo uno in mezzo, che tanto non fa niente anche se non c'è, tanto poi si è rotta non la puoi usare, quindi c'è poco da fare. No, questo è Monza, oh, amico mio. Ma che è Imola, oh? Ah bello! Siamo a Monza, amico mio! Ma non hai riconosciuto Monzina? Italia è Monza, tu hai detto Imola. No, ma quello è il Gran Premio di... che non è Italia. Vai. Qui devo spaccare, ragazzi, eh. Sono a 40 km da Monza. Che poi non vuol dire un cavolo perché correre e essere vicini sono due cose diverse. Prova proprio a staccarlo perché sarà incollato, eh. Tanto provare per provare non funziona. Prova con un bel cacciavitazzo piatto. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Ragazzi e ragazze, grandi. E Drum c'è, a parte che Sharder, perché? Cosa ho combinato? Che cazzo hai fatto Sharder? Ma no, Sharder! O è crashato in attesa di altri giocatori, perché mi sembra strano. No, quello c'è sempre. Ah, esce sempre? Dai, Monza raga. Vabbè, dadi l'alto l'aria, devo comprare per pulire il PC. Esatto. Cosa è successo, Sharder? Dopo linko, metto in descrizione le bombolette che ho usato, eh. Porca puzzola arrabbiata.
Alonso, pezzo di merda che mi sei messo davanti. E cazzo, ero interno, eh. Sì. Scusa. Sono tutte uguali, però io ho trovato una da 4 euro che veramente va bene. Cosa hai fatto? Ma che cosa è successo a Sharder? Scusami. Ah, forse è dietro. Bravo, l'ala rotta, perché l'ala rotta? Non l'ha completo, la gialla. Ah, ok. Oh, ma basta frenare un pelino dopo, eh. È un pelo dopo, eh. Se freni un pelo dopo fa così, fa. Non ce la fai. Adesso si può prendere tranquillamente in terza, in quinta la prima a destra, dopo la in quinta o sesta la seconda. Adesso vediamo cosa si può prendere la Scari. Mi ricordo che io mi mettevo nell'angolino qui a destra, ragazzi, per vedere le moto che piegavano, era una cosa pazzesca. Quinta, in quinta tranquillo te la fai. E si esce in settima. Bella. Adesso voglio vedere la parabolica. La parabolica penso che si possa prendere in quinta. Possiamo usare il DRS. DRS disponibile. Kevin, è dura che farai il tempo con la rotta. È un piacere quando la pedaliera risponde bene ai comandi di giocare. Cioè, stava diventando una roba frustrante, sai che dire che cazzo gioco a fare, che tanto io schiaccio l'acceleratore e frena. D'altronde non so che cosa dirti. Tu pensa che anche il mio Loki, se mi si scassava, no, di certo non andavo a prendere un altro G923, dovevo andare su Fanatec da 800. Poi te hai registrato il miglior tempo con miglior tempo di... non riesce a far bene la Scari. Adesso mi hai recuperato un botto, ho fatto una curva del merda io. Beh, ho visto che mi hai recuperato. Ma proprio non funziona più? Pochi? Porca puttola. Per leggere gli occhi cosa ha scritto. Chi ha visto come ha fatto la curva?
Porca troia. Sei all'ultimo giro. Cazzo, anche il tempozzo. Grande. Che mi prende anche. Amico mio, ma dai. Tanto penalità. Attenzione, sono dentro, sono dentro. Sono a destra. Cazzo, l'ultimo giro! No, stai andando, Dava, ce l'hai tu la curva, oh! E adesso vinca chi ha più... Tutti sono culo! Grande! Avevi 3 secondi la penalità! Va bene, però sei stato bravo, scusa, hai superato e sei arrivato. Ma io cosa non lo vedo, Sharder? Vuol dire che è arrivato? Stavo giocando. Ah, ok, ok. Grande Drans, primo essendo arrivato secondo. Bella, dai, però. Grande Sharder. Vediamo cosa è arrivato Sharder. Penso che ha fatto il... È andato a sbattere nella qualifica. Era ultimo. Se ha fatto pilota del giorno vuol dire che ha preso più... È salito più degli altri, eh. Oh, va Alonso. È grande Alonso. È 2 gare che è sul podio. Mi è simpatico Alonso. I piloti spagnoli non mi sono tanto simpatici, ma Alonso sì. Dai, vado a letto per non pensarci, anche se non è facile. Ok, amico mio, mi spiace. Dai, purtroppo se il gomino non viene via e non ci sono altre viti, non viene fuori. Almeno che hai provato a fare bene dietro così la plastica, forte. Quinto, grande, grande, grande Sharder. Buonanotte, Loki. Dai, dai, è stata comunque... Stavo volando. Eh? Volevo togliere il cavo del volante, il cavo del cavolano. Beh, certo, Sharder, che non l'hai autocompetitiva. Quando usavamo le stesse macchine, eri sempre lì davanti. Ma, però stai facendo dei grandi risultati, ma chi se ne frega? Neanche a martellate. Beh, se devi proprio buttarla via, dagli 4 martellate, scusa. Gli metti il cacciavite così, gli dai 2 martellate indietro, la spacchi fuori. Almeno vedi come cazzo l'hai montata. Oh, 15 gare abbiamo fatto. Eh? 15 gare abbiamo fatto. 15 su? 23. 8 gare, la prossima volta le finiamo, eh. Che bello, sono stati di un... posizione, 13 e 12 andato. Vedi? Oh, cazzo, adesso eri primo se non prendevi quella penalità del cazzo, scusami. Vengo io con lo scavatore. Alla prossima è Singapore, raga, Dai, allora vediamo un attimo, oggi è sabato, tu giochi lunedì, magari lunedì sera possiamo continuare. Vediamo, O facciamo Gran Turismo o continuiamo la Lega, poi decidiamo anche con Charles. Poi non voglio neanche far spendere troppi soldi ai miei genitori con un volante. Beh, certo, Loki. Va bene, ragazzi, dai, grazie a Kevin. Ciao, Kevin, grazie. Ciao. Rimani in party. Ciao, Sharder, anche se non sei entrato in party, grazie, amico mio, della serata passata insieme. Comunque sei stato bravo perché con una macchina de merda sei riuscito comunque a star dietro e a fare delle gran belle cose. Tranne quella gara che ci siamo impastati tutti e tre, che è stata veramente bellissima. Ma sì, Sharder, questo è un primo per vedere com'è la Lega, ok? Poi dopo dobbiamo trovare anche tanta altra gente. Ciao Loki, figurati, amico mio. Comunque
Io, guarda, di solito quando capitano queste cose che poi è rotto, li spacco, nel senso provo tutti i modi per poterla aprire in maniera che comunque magari gli levi la parte sotto col cacciavite, facendo robe strane, che magari è soltanto che ci sono quelle quattro alettine lì che bisogna spaccarle via, poi viene fuori, capito? Tanto se è rotto, rotto da buttare via, dagli una bella, non so, digli tuo papà, dagli due legnate, di tirarti fuori la plastica e vedi se riesci a mettere a posto. Tanto se poi anche la plastica è rotta, tanto quella rimane per terra, che te ne frega, la scocci. O no, Kevin? Vai di scotch. Comunque dai, mi dispiace per il tuo volante. E grazie per il ride, grazie per essere venuto con noi, Loki, bella serata, grazie a Kevin, ciao Kevin, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao Loki, e Sharder, grazie della serata, ci vediamo alla prossima, e voi amici di Twitch, statevi bene, e ci vediamo forse domani sera ore 21, ma non lo so perché vado in montagna, quindi non so se torno magari tutto stanco e roba del genere, ma sicuramente lunedì ore 21. Ciao, 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 ciao.